Cari fratelli e sorelle, siamo qui davanti a quest'immagine meravigliosa del cuore misericordioso di Gesù, nostro Signore. Siamo qui per la nostra preghiera di rendimento, di grazie, di tutti i doni che riceviamo quotidianamente. Oggi affidiamo nelle mani e nel cuore di Gesù questa missione, questo momento dove il Santo Padre sta cercando di seminare la misericordia, l'amore e la pace di nostro Signore all'umanità intera, in un momento storico dove l'odio, la divisione, l'emarginazione stanno dominando il palcoscenico dell'umanità. Chiediamo a Gesù qui davanti a noi, in questa immagine meravigliosa, di aprire i nostri cuori, di fare simbolicamente come in questa immagine, prendere i nostri cuori e metterli nelle nostre mani per consegnarli a Gesù. Dimentichiamo ogni forma di rancore, ogni forma di giudizio, ogni forma di discriminazione. Apriamo il nostro cuore alla misericordia, come Dio dona a noi la sua misericordia. Oggi volevo condividere con voi una riflessione che ho ascoltato da un santo sacerdote mentre parlava e spiegava della nostra importanza umana. Quello che ci aspetta dopo questa vita è talmente grande e inestimabile che può venir compreso solo dalla croce di Cristo. Se il Figlio di Dio è venuto sulla terra camminando in mezzo a noi, arrivando al punto di soffrire ciò che ha sofferto e patito, per amarci, ma per averci con Lui. Questo ci può aiutare a renderci conto di ciò che ci aspetta in quel luogo che il Signore ha preparato per ognuno di noi, come dalle parole di Gesù. Sempre un sacerdote che ho ascoltato con grande tenerezza e con grande speranza ha detto delle cose che oggi vi voglio condividere. A volte guardiamo l'universo, le stelle, il cielo, il colore del cielo infinito, il sole, gli arcobaleni, tutta una serie di cose che guardandole ci fanno pregustare l'infinito di Dio. Ebbene, cari fratelli e sorelle, se noi sapessimo quanto vale la nostra anima davanti a Dio, ognuno di noi, la sua anima vale la croce di Gesù Cristo. Ogni singola anima supera la grandezza dell'universo, di tutte le stelle del cielo. E la cosa incredibile è proprio questa. Siamo 7 miliardi di anime, ma ognuna di queste anime vale la croce di Gesù Cristo e quindi inevitabilmente vale più dell'universo stesso che ci ospita. Perché? Perché l'universo non può contemplare e non può amare Dio, mentre le nostre anime hanno questa facoltà, quella di contemplare ed amare il Signore. Basta chiudere gli occhi, aprire il cuore e fidarci di Gesù. Fidandoci di Gesù, noi riusciamo a guardare i nostri fratelli, ad aiutare i nostri fratelli, ad essere misericordiosi, amorevoli, benigni, miti, fedeli, generosi, clementi. Tutto ciò che noi desidereremo avere per la nostra vita, noi lo daremo agli altri, avendo anche come grande infinito dono quella creatura umana, nata come noi su questa terra, che è stata scelta da Dio per ospitare nel suo grembo umano il Figlio di Dio, Gesù Cristo. La grandezza della nostra umanità si ritrova anche in Maria, colei che ha aperto la porta del cielo sulla terra, colei
colei che con quel sì d'obbedienza ha aperto la nostra vita alla vita eterna. Ringraziamo anche Maria, Madre di Gesù, in questa preghiera di ringraziamento e di amore verso Dio e verso tutto ciò che il Signore ci ha lasciato, i santi, la Chiesa, i sacerdoti, le persone che ci portano l'amore di Dio, come io ne ho ricevute tante che mi hanno accompagnato in questo cammino verso l'amore più alto che ognuno di noi è in grado di ricevere ed è in grado di donare, perché l'amore di Gesù non entra nei nostri cuori, li sovrasta, è un amore che esce dai nostri cuori e lo devi dare agli altri. Se incontri Gesù lo segui, se lo segui ti innamori, se ti innamori lo offri a tutti, perché è un amore più grande di noi. E con queste parole preghiamo, iniziando con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, e osiamo dire: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i defunti, per tutte le anime del purgatorio, per le quali non prega nessuno, per i defunti della giornata odierna, l'eterno riposo dona a loro il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi ti ringraziamo nuovamente per il dono della fede. Signore, veramente qui davanti a te ti chiediamo e ti ringraziamo, perché attraverso questo cammino che tu hai offerto ad ognuno di noi, nascendo in un non posto, in una mangiatoia, non accolto nemmeno con una culla, Signore, vivendo in mezzo a noi come noi, nell'umiltà, e morendo nemmeno in un letto, Signore, non hai avuto nemmeno un coscino dove poggiare il capo, sei morto in una croce. E nelle ultime tue parole, Signore, hai compiuto e hai dato testimonianza della tua grandezza e del tuo amore per noi, perché hai chiesto al Signore, tuo Padre e nostro Padre, di perdonarci perché non sappiamo ciò che facevamo, e hai portato con un gesto di grande amore quel ladrone, Signore, che quando ti ha riconosciuto, come vorrei che tutti noi ti riconoscessimo, tu a un uomo che aveva vissuto il peccato solo perché ti ha riconosciuto, un secondo prima di morire, hai detto: tu verrai con me in paradiso oggi stesso. Ecco, Signore, noi con queste tue parole ti ringraziamo per il tuo infinito amore, per la tua compassione per ognuno di noi. Signore, insegnaci ad essere mite e ad essere come te, come tu sei stato con noi. Aiutaci, Signore, a portare la tua parola, a non vergognarci mai di te, facendo il segno della croce prima dei pasti, anche davanti agli altri, che noi non siamo mai e non riuscissimo mai a metterti più al secondo posto, che tu sia per noi il primo gradino della nostra vita, la priorità assoluta di ogni nostro pensiero.
l'abbandono delle nostre paure e la certezza della nostra vita. Perché tu, Signore, quando parli, non sai dire solo parole senza compimento. Tu, Signore, sei la via, la verità e la vita. E noi in te confidiamo. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.